recinto all'interno di questo canale che tuttora esiste parzialmente interrato e brevissimi tratti all'aperto nella zona dell'Arcella. Per chi ha presente un po' Santo Antonino dell'Arcella è grosso modo qui dove c'è la freccia, e che si ricollegava, usciva diciamo da vicino a Codalunga dal fossato delle mura, faceva tutto il giro per la parte nord, appunto la Campania della città a nord di Padova, e si ricollegava nella zona del Portello, dove adesso c'è il Portello, all'epoca era la Porta dei Santi. E quindi verso est. La carta, la mappa, mi piace dire, ma si è scritto, è col nord in basso e il sud in alto, come tutte le mappe, quasi tutte le mappe antiche, e lo stesso in quest'altra che è successiva, anzi, no, 10 anni precedente, ma lo stesso rappresenta con il nord, diciamo, dal punto di vista da nord. In questa zona di territorio chiamata Porcilia, nella zona vedete più vicino alla città, nel tempo si sono fissati vari monasteri femminili. E San Bernardo nasce, come dicevamo, nel 1228-29, come ricordate, viene ceduto a Piginata, vedova del signore di Codalunga, cioè nasce come ricovero per vedove, è una specie di casa di riposo per vedove. Quindi le due prime superiore erano entrambe vedove, e quei pochi documenti dell'epoca sono rimasti fanno vedere che le occupanti erano tutte vedove. Ma nel giro di pochi anni, dal 1231, si organizza una comunità monastica femminile regolare che nel tempo aderisce all'ordo Santi Benedetti de Padova, cioè questo ordine fondato, questa congregazione benedettina fondata da Beato Giordano Forzatè, che a differenza degli altri monaci benedettini vestiva di bianco, quindi è chiamato monaci albi, e che aveva inizialmente la caratteristica, tanto era soggetta al potere vescovile, quindi non c'era una congregazione con l'abate generale, eccetera, ogni monastero aveva il suo abate o abadessa, e poi tutti subordinati al vescovo, ma aveva la caratteristica inizialmente di avere i monasteri doppi, cioè un monastero con una sezione maschile e una sezione femminile, con un abate e una priora, oppure una abadessa e un priore. Nel corso del tempo questa situazione aveva creato qualche problema, da quello che si capisce non tanto di natura disciplinare, di natura di rapporto tra i generi, ma di primato tra l'abate o abadessa e il priore o prioressa, ognuno voleva comandare di più, e nel tempo insomma le cose si sono separate. Ma inizialmente, infatti, se vi ricordate, la seconda donazione era fatta ai monaci, ai frati Girardino e Anselmo, pare che si chiamasse. Sì, Girardino e Anselmo, anche che erano lì a servizio delle monache o delle vedove, ma che mostrano la compresenza di una componente maschile e una componente femminile. Nel 1296 il monastero di San Bernardo assorbe il patrimonio e anche il personale, cioè le monache, del monastero di San Lorenzo di Campo San Martino, anche quello un monastero di Benedettine Albi, Benedettine Albe, che Campo San Martino è sulla strada che va da Padova verso Cittadella, verso Bassano, quindi una quindicina di chilometri diciamo a nord di Padova. E la situazione prosegue regolarmente come monastero poi esclusivamente femminile e esclusivamente di Benedettine Albe, quando l'ordine dei Benedettine Albi cessa, continuano ad essere Benedettine, ma diventano Benedettine nere come tutte le altre. E con questa situazione si arriva a metà 400, quando 1449-50 la comunità resta senza badessa e le 8 monache professe più una conversa che risiedeva nel monastero hanno dei grossi problemi, o perché non c'era più la badessa, o perché comunque lo stile era quello, grossi problemi di osservanza della regola, di disciplina e di frequentazioni maschili, non gli ex monaci albi, ma altri, e la cosa si conclude con un processo civile per stupro delle monache e un processo canonico per costumi non conformi alla regola,
era il dettame Santa Madre Chiesa, a carico invece delle monache. Risultato, le monache vengono espulse dal monastero, disperse una per una in 8 più 1 monasteri diversi, 8 professe più una conversa, la badessa era già morta, della diocesi di Padova, della città e diocesi di Padova e anche di Venezia, che all'epoca, sapete, era diocesi di Castello, diocesi di Torcello e il patriarcato di Grado che aveva delle chiese sue e quindi era una situazione mista, insomma. Vengono disperse completamente e il monastero viene dato, trasferito ai Certosini. Con il passaggio ai Certosini, che mancavano a Padova, la chiesa viene chiamata di San Girolamo e Bernardo e in tutte le mappe, compresa quella che vi mostro, penso che si legga, forse no, ma viene chiamata Certosini la chiesa, l'insediamento, perché sono mappe posteriori al passaggio, ma la chiesa è quella. Ho incontrato questa storia, come vi dicevo, facendo una ricerca sulla Certosa di Padova e il libro qui c'è la copertina, è uscito a novembre e l'abbiamo presentato successivamente, stiamo ancora facendo i giri di presentazione in vari posti e abbiamo avuto la soddisfazione di ricevere il premio, una sezione del premio Brunacci di Monselice per le opere di storia di Padovana. All'interno di questa ricerca, sulla Certosa, nei suoi sviluppi successivi, è saltata fuori appunto anche il rapporto con Cenere. I Certosini si insediano, diciamo, nel 1451 e restano lì poco più di 50 anni, meno di 60, perché nel 1509 la Lega di Cambrai, Massimiliano I imperatore, cinge l'assedio Padova, l'assedio non va a buon fine e iniziava l'autunno, a un certo punto decide di togliere l'assedio e di rientrare in Austria, ma l'assedio era stato retto con le vecchie mura medievali di Padova, mura che erano fatte per resistere alle balestre, alle catapulte, alle scale, per difendersi lanciando pietre dall'alto e olio bollente, erano riusciti a sistemarli in maniera veloce nei mesi estivi precedenti l'assedio per resistere invece a artiglierie nuove, polvere da sparo, cannoni, eccetera. Venezia si rende conto che è andata bene una volta, ma siccome Massimiliano si è ritirato sì, ma ha continuato a girare nel territorio fino al 1517, quindi per altri 7 anni, non era il caso di ripetere l'esperienza e quindi decide che le vecchie mura vanno demolite, di costruire le nuove mura, quelle rinascimentali che sono attualmente intorno a Padova, e di demolire anche tutto ciò che si trovava nel raggio di un miglio fuori delle mura, facendo la spianata o guasto. Questo per motivi difensivi, cioè per evitare che, come era successo al momento dell'assedio, la presenza di case, di monasteri, di cimiteri, di ospedali, eccetera, vicino alle mura, servisse da rifugio, da ricovero e da riparo per gli assedianti, che in questo modo erano protetti dall'artiglieria di difesa e invece avevano postazioni per l'artiglieria di attacco. La chiesa dei Certosini, San Bernardo, si era miracolosamente salvata dai bombardamenti dell'assedio, nonostante si trovasse esattamente vicino a Porta Codalunga e, se qualcuno ha presente, in questa posizione attualmente delle mura nuove c'è il bastione della Gatta, perché era il bastione attorno a cui si sono concentrati gli assalti di Massimiliano e della cavalleria spagnola e francese, eccetera. Massimiliano aveva il campo suo all'Arcella, in corrispondenza di Sant'Antonino, che è questa, ciò che si vede in questa stampa di Bruckmayer, e da lì partivano gli attacchi concentrati sulla punta nord delle mura di Padova. Questo quartiere si chiama Codalunga perché vedete è una lunga coda, un lungo borgo che usciva dalla città comunale, cioè dalla cinta comunale,
poi i borghi ulteriormente fortificati, questo qui era particolarmente lungo verso il nord, quindi era coda lunga. In quella zona si concentrano gli attacchi, il monastero si salva, ma finito l'emergenza, Venezia decide di demolire tutto e con le pietre anche del monastero di San Bernardo e Girolamo costruire, e degli altri monasteri e case eccetera della zona, costruire le nuove mura. Questa ovviamente è la tempesta di Giorgione, ben nota, ma è ambientata esattamente in quel punto. Vedete il corso d'acqua, le mura, il corso d'acqua lungo le mura dove in fondo c'era in precedenza il porto delle navi da vino, le rovine di ciò che rimaneva della certosa dopo compiuta la demolizione, sullo sfondo la cupola del Carmine, perché come forse si legge il Carmine è qui, Santa Maria del Carmine, e subito dietro c'è Ponte Molino, sempre se qualcuno conosce un attimo Paolo. Quindi il punto di vista è esattamente da qua verso il Carmine e queste rovine sono le rovine della Certosa. I certosini cosa fanno? Per una trentina d'anni stanno in case d'affitto in città, nella zona, quartiere sud-est diciamo, di Padova, attuale nella zona dell'ospedale civile, dentro le mura, e poi scelgono un terreno di proprietà dell'ordine a vicino a Vigo d'Arzere, in questa ansa del Brenta, che adesso non esiste più perché è stata rettificata nell'Ottocento in questo punto, quindi c'è solo metà dell'ansa e c'è qui il paese di Vigo d'Arzere. La vecchia Certosa, qui si vedono già le mura nuove, la vecchia Certosa era qui dove c'era la stella, arrivare a quella nuova erano circa 3 miglia, esattamente di fronte a Altichiero. Della Certosa vecchia resta solo la colonna cimiteriale che vediamo in questo rilievo del 1569 e che si vede poi in una serie di stampe, di mappe di Padova fino al 700. Questa colonna è la colonna appunto del cimitero della Certosa e poi l'altra è la colonna massimiliana, quella che c'è tuttora, sempre se qualcuno è presente, appena giù da quella via della stazione, che però ha un'altra storia e non c'entra. Appunto, in molte stampe e mappe, qua siamo nel 1754, l'ultima edizione, c'è sempre la colonna della Certosa come punto di riferimento di dove era il cimitero, perché come ci sono decine di casi a Padova e non solo a Padova, ho messo forse quella più nota di tutte, cioè quella davanti al santo, che è questa, con il gatto a melata, il sagrato del santo era il cimitero. Cimitero, area consacrata, con la colonna che diceva questa è terra sacra perché sotto a dove calpestate ci sono i nostri antenati. Ma a santo ce n'è anche una sul retro, quello che si chiama il chiostro del paradiso, che in realtà è mezzo chiostro, neanche un terzo di chiostro, sul cancello carraio da cui si entra in macchina chi può entrare al santo, c'è un'altra colonna e così ce ne sono decine dappertutto. Un punto di riferimento specifico, appunto, subito fuori dalle mura di Padova, vicino alla porta Codalunga, il vecchio insediamento della Certosa. Della Certosa vecchia resta due tavole, due pale d'altare di Bartolomeo Vivarini. Una è questa, che si trova a Lussin Piccolo, perché dopo le soppressioni napoleoniche è stata comprata da un lussinese che l'ha lasciata poi in eredità al Duomo di Sant'Antonio Abate della sua isola. E vedete Dio Padre in alto in mezzo ai cherubini, la Madonna col bambino che viene incoronata dagli angeli, tra i santi Girolamo, qui mi chiedeva prima come fare San Girolamo, qui sotto il cappello del cardinale, San Girolamo padre della chiesa tiene in mano la chiesa. Quale chiesa? Adesso ne parliamo. Poi quattro sante donne che probabilmente erano le titolari dell'altare, era la pala di uno degli altari laterali, e probabilmente erano le titolari di quell'altare all'epoca delle monache. Quindi San Girolamo l'hanno portato i certosini, ma le quattro, e cioè Agnese con l'agnello, Lucia con il vassoio con gli occhi, Caterina d'Alessandria con la ruota e Orsola con la freccia, perché è stata martirizzata con la freccia, curiosamente in alcune opere si legge che questa con la freccia sarebbe la vostra
Sant'Augusto di Serravalle. In realtà l'attributo non c'entra niente, invece è un attributo di Sant'Orso. E poi un santo, vescovo, che in questo si trova identificato a volte come Sant'Agostino, in realtà se voi vedete questo punto qui, vedete che c'è questa punta dell'abito bianco, quella è la tiracca, una fascia dell'abito dei Certosini, quindi è un santo vescovo certosino. Vedendo l'epoca, vedendo chi erano i santi vescovi certosini dell'epoca, potrebbe essere Santa Iraldo, che è un certosino francese diventato poi vescovo, eccetera. La chiesa che ha in mano San Girolamo, vedete, è completamente diversa dalla chiesa che si vedevamo nella mappa di prima, la chiesa dei Certosini. Qui la vediamo meglio, più ingrandita. In realtà questa chiesa della mappa è com'era la nuova chiesa, cioè la chiesa della Certosa Nuova a Vigo d'Arzere, e come la facciata è ancora esistente a Vigo d'Arzere, la parte posteriore del campanile è stata demolita nell'Ottocento. Secondo me quella che tiene San Girolamo era il modellino, anche perché è molto caratterizzato, non è una chiesa qualsiasi, ha una forma ben specifica, era il modellino di quella chiesa, cioè della chiesa di San Bernardo. No, questa è una ipotesi mia. L'altra pala, che pure esiste ma si trova a New York, a Metropolitan, è questa Dormitio Virginis con San Lorenzo e gli Apostoli, San Lorenzo e Santo Stefano. San Lorenzo, se vi ricordate, era il titolare del monastero di Campo San Martino, acquisito dalle monache e poi passato in eredità con tutto il patrimonio anche quindi ai Certosini. E Santo Stefano, proto martire per simmetria probabilmente, cioè non c'era nessun culto specifico a Santo Stefano. E sono due pale, la prima del 1475, questa del 1485, ci sono i documenti, i contratti, si sa benissimo appunto, di Bartolomeo Vivarini. Questo è tutto ciò che resta della Certosa vecchia, oltre i documenti. Di San Bernardo si sapeva molto poco, ovvero sì, si sapeva soprattutto quello che Giovanni da Nono, verso il 1340, scrive nella sua Visio Egidii, cioè visione di Egidio re di Padova, la vediamo in traduzione, facciamo prima, ma la slide precedente è in latino. Dice: la quattordicesima porta sarà detta porta dei contarini. Allora, Giovanni da Nono fa una descrizione di Padova ai suoi tempi, 1840, ma sotto forma di profezia. Questo Egidio re di Padova, parente di Santa Giustina secondo la leggenda, che dice come sarà 6-7 secoli dopo la città di Padova. Quindi è tutto al futuro, ma in realtà è una descrizione del suo presente. La porta dei contarini è quella che abbiamo indicato con la freccia rossa, denominata da quella famiglia che vi avrà le sue case. Fuori di questa porta sarà costruito un ponte di pietra, nei cui pressi vi sarà un altro ponte di legno, sotto il quale si riunirà l'acqua che esce, che circonderà le muraglie della città. Vedete, c'è la confluenza, quelle che sono adesso le porte contarine, vicino al museo, vicino ai giardini della Cappella di Scrovegno. Per questa porta, cioè per la porta dei contarini, si uscirà nella festa di San Bernardo, in quella contrada che sarà detta Porcia, cioè tutto il recinto dentro il fiume. Dalla quale contrada i padovani trarranno grandissima abbondanza di erbe, poponi, cocomeri, zucche, cipolle e altre vetovaglie, cioè era l'orto di Padova. Ma tutta la popolazione di Padova, nella prima domenica di maggio, andrà alla chiesa di San Bernardo presso il monastero delle Monache, che sarà costruito vicino al fiume di Codalunga. Ti meraviglierà sentire che donne nobili e civili, sì in giorni festivi che feriali, più per peccare con gli uomini di Padova che per ottenere la perdonanza dei loro peccati, vi affluiranno continuamente fino all'ottava di quella festa. Ne diranno che questa festa è bella per ragione della perdonanza, ma piuttosto per ragione del piacere. Cioè, in occasione di San Bernardo, prima domenica di maggio e per tutta l'ottava, cioè per 8 giorni, quello compreso, quindi fino alla domenica successiva, si andava a San Bernardo e succedeva un po' di tutto, quindi non è tanto da stupirsi se poi le monache hanno detto: già che ci siamo, lo facciamo anche noi. E questo è quello che si sa normalmente a Padova di San Bernardo, cioè questa
situazione campestre, lontana dagli occhi indiscreti, in cui però c'è una perdonanza di mezzo e si va lì teoricamente per la perdonanza, cioè per una grossa indulgenza dei peccati, il perdono d'Assisi più noto, ma ce n'era un po' dappertutto, ma in realtà si va per altri motivi. Uscendo da Porta dei Contarini e andando vicino alle monache. Un'altra fonte, che è una cronaca di Padova del 600, ma che racconta cose precedenti, descrive la città e dice: il quattordicesimo portone si nomina della Bovetta, che è qua, il percorso rosso, e per questo portone passava il Senato, cioè gli anziani della città, quando andava a San Bernardo, dove era il perdono, di nuovo salta fuori la perdonanza, passando per Coda Lunga e Porciglia, dove vedevano la festa degli ortolane, quelle che raccoglievano i poponi e le zucche, eccetera, e il detto perdono durava per tutta l'ottava del detto santo, di nuovo quello che si diceva prima. Qui c'è un problema però che salta fuori se qualcuno ha presente il calendario, il martirologio, i calendari di Santa Romana Chiesa, San Bernardo non è la prima domenica di maggio o nei dintorni, ma è il 20 agosto e non è una riforma del Concilio Vaticano II, è sempre stata il 20 agosto. Allora, perché la perdonanza di San Bernardo, la festa di San Bernardo, doveva essere dalla prima alla seconda domenica di maggio? Non si sa, non si sapeva. Il Liber Ordinarius della Chiesa Padovana, cioè il manuale per l'uso di tutte le processioni, di tutti i riti, delle varie periodi dell'anno liturgico, dal secolo XIII al XV, descrive la processione che si faceva nel primo giorno delle rogazioni, cioè il giorno precedente l'ascensione, quindi siamo sempre in maggio, più o meno. Percorso che per raggiungere Porciglia, venendo dal centro della città, San Paolo, Ponte Molino, San Giacomo, cioè la chiesa che non c'è più, che era davanti a Palazzo Maldura, il ponte dell'Arzere, su questo canale della Bovetta che anch'esso non c'è più, fino alla chiesa dei Crociferi, Santa Maria dei Crociferi, San Giovanni di Verdara, chi ha fatto il militare si ricorderà che era ospedale militare fino a pochi anni fa, prima che sopprimessero la naja, e tuttora c'è dentro il Dipartimento di Medicina Legale dell'Esercito. Poi, tornando su Coda Lunga, Santissima Trinità, cioè la chiesa appena dentro le mura, e fuori mura il ponte di San Bernardo, la chiesa di San Bernardo, e si rientrava per il ponte dei Contarini, la chiesa di San Fermo, San Matteo, e proseguiva. Quindi gli anziani venivano dal centro della città, da sud verso nord, passavano il ponte e andavano a San Bernardo. La processione delle rogazioni faceva un giro un po' più complicato, ma arrivava sempre da sud verso nord, passava il ponte e poi rientrava in città verso sud. Nel 1399 c'è la processione degli albi, cioè una processione penitenziale, in varie, cioè, un movimento che più o meno in varie città dell'Italia del centro-nord coinvolgeva la popolazione in queste flagellazioni pubbliche per la strada. E avviene anche a Padova, in 3-4 giorni consecutivi, il 2 ottobre del 1399, per Ponte Molino e tutto il borgo Coda Lunga, usciti dalla porta della Santissima Trinità, la processione, dopo un bel viaggetto, giungemmo al monastero delle Francescane. La chiamavano Cella Vecchia, Arcella, Sant'Antonino, dove c'erano le Clarisse, le Francescane, prima che arrivassero i frati. Partiti da lì, incontrammo il corso d'acqua che scende in Porciglia e lo superammo su un ponte che vi fu gettato sopra. Passando quindi per i campi e gli argini, andammo a far visita alle monache. In tutta questa zona c'erano monasteri femminili. C'erano persone che a mo' di guide non solo indicavano la via, ma avevano anche l'incarico di aprire le strade, riempire le fosse e rendere agibili i passaggi più difficili. A loro comando si aprivano tutte le entrate e le uscite delle chiese, dei chiostri e degli altri luoghi per dove si doveva passare, affinché la legione degli albati, cioè di quelli vestiti di bianco, di albo, non dovesse far giri che avrebbero ritardato il viaggio. Preceduti da questi provveditori, attraversammo il chiostro di San Bernardo, dove c'è la chiesa delle monache,
e usciti a sinistra sugli orti della Porciglia andammo a rendere onore alle monache di Santa Maria di Porciglia, altro monastero chiamato anche del Beato Pellegrino, perché lì sarebbe morto il Beato Pellegrino. Lasciato quindi il Beato Antonio Pellegrino, ci avviammo a San Marco, pure sede di monache sulla riva sinistra del fiume. Quindi tornammo entrando per Porta Porciglia e andando dritti onorammo la chiesa dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo, dove sono i frati eremitani, dietro il museo, dietro la Cappella dei Scrovegni, e poi attraverso il portello a San Matteo. Quindi anche questa processione penitenziale fa, vedete, il giro, arriva dal centro, da sud verso nord, si spinge un po' più, ancora più a nord fino all'Arcella, poi passa il fiume e rientra. Quindi la processione ufficiale degli anziani, la processione delle rogazioni, la processione degli albi, tutte che raggiungono San Bernardo da, facendo giro in questo senso, diciamo in senso orario, mentre se vi ricordate il percorso del popolo che nella festa di San Bernardo andava in Porciglia non tanto perché c'era la perdonanza quanto per peccare, per il gusto del piacere, faceva il giro contrario, cioè arrivava a San Bernardo per la strada da cui gli altri tornavano. Quindi antropologicamente è il contrario. Chi va non per motivi istituzionali, religiosi, ma per motivi di piacere, fa il percorso contrario. Poi magari si incontrano lì, perché anche gli anziani trovavano la festa delle popolane, ma seguendo una strada alternativa, un percorso rovescio, diciamo. Cos'era questa perdonanza di San Bernardo? Cosa c'entra maggio con San Bernardo che è in agosto? E la spiegazione è venuta durante la ricerca sulla Certosa, perché nell'archivio, ciò che resta dell'archivio della Certosa, c'è questa copia cinquecentesca dell'atto del 21 maggio 1318 della consacrazione della chiesa, l'altare maggiore e il cimitero del San Bernardo delle Monache, con relative indulgenze. Non lo leggiamo tutto, ma leggiamo i punti essenziali. Frate Nicola, per grazia di Dio, vescovo di Scarpantos, nella domenica 21, contando dall'inizio del mese di maggio, dell'anno della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo 1318, prima edizione, la chiesa del monastero di San Bernardo Confessore di Padova, l'altare maggiore situato nella stessa chiesa sotto il titolo predetto di San Bernardo e il cimitero della stessa chiesa, per speciale commissione e autorità del venerabile padre Monsignor Pagano, per grazie di Dio della sede apostolica vescovo di Padova, a noi in questo aspetto concessa e commessa, abbiamo consacrato, cioè noi frate Nicolò abbiamo consacrato la chiesa, l'altare e il cimitero su mandato del vescovo di Padova, Pagano. La solennità e la festa del giorno della consacrazione, per buone ragioni, giuste e ragionevoli, abbiamo spostato la seconda domenica di maggio. Cioè lui la consacra il 21, che più o meno poteva essere la terza o la quarta domenica, anzi la terza, visto che era domenica, la terza domenica di maggio, ma lui la sposta la celebrazione alla seconda domenica di maggio, che sarà la domenica ultima del Beato Bernardo Confessore predetto, cioè la domenica ultima della festa di San Bernardo, che esisteva già, evidentemente. Trasferiamo la festa e vogliamo che successivamente sia osservata. A tutti coloro che saranno veramente penitenti e confessati, e che alla predetta chiesa del monastero di San Bernardo, all'altare e al cimitero, per causa di devozione e di preghiera, nel giorno della predetta consacrazione e poi nei successivi anni, nella predetta seconda domenica di maggio, che è e sarà l'ottava di San Bernardo, e per tutta l'ottava, chi vi procurerà di visitare con la chiesa, il cimitero, eccetera, con animo penitente e confesso, concediamo un anno e 40 giorni
di indulgenza, a cui un anno e 40 giorni concesso da questo frate Nicolò, vescovo di Scarpanto. E da parte del predetto Monsignor Vescovo Padovano altri giorni 40. E da parte del Monsignor Frate Pietro Arcivescovo di Nazareth, che allora era presente alla consacrazione e espressamente consenziente, altri giorni 40. E da parte del Monsignor Vescovo Cenetensis, cioè di Ceneda, se il ricordato Vescovo Padovano darà il suo consenso, altri giorni 40. Concediamo un anno e 40 giorni suoi diretti, più 40 del Vescovo di Padova, più 40 del Vescovo di dell'Arcivescovo di Nazareth, più 40 del Vescovo di Ceneda, fanno un anno e 160 giorni di indulgenza misericordiosa sulla penitenza che gli era stata ingiunta per i suoi peccati. Quindi si crea la perdonanza di un anno e 160 giorni, quindi un consistente sconto di pena nel purgatorio. Ma è interessante che lui sposta la celebrazione, quindi la possibilità di lucrare la indulgenza, non al giorno terza domenica o 21 maggio, ma alla seconda, perché è l'ultima della festa di San Bernardo. La festa c'era già, è una festa popolare, è una festa dove si va a fare di tutto fuori che a pregare. Cerchiamo di renderla, di moralizzarla, di renderla anche una festa che fa bene all'anima e al destino sovrannaturale, con questa perdonanza. E i testimoni sono fra Guarduzio da Solegno, da Solagna forse, in Valsugana, fra Guizzardo da Calaone, sui Colli Euganei, frate Agostino da Monselice, anche questo su vicino ai Colli Euganei, del luogo dei santi del monastero, del convento di Santi Giacomo e Filippo dei frati eremitani dell'ordine di Sant'Agostino di Padova. Quindi tre frati eremitani. Frate Giacomo da Vigonovo, attualmente provincia di Venezia, ma appena fuori dai confini della provincia di Padova, frate Giacomo da Prato della Valle, Padova, e frate Nicolò, monaci del monastero di Santa Maria di Porciglia o Beato Pellegrino di Padova. Prete Bartolomeo, rettore di Santa Maria dell'Angelo di Padova, una chiesetta che era appena dentro le mura, vicino alla Trinità, e prete Drogo, rettore della chiesa di Santi Felice e Fortunato in diocesi di Padova, cioè la chiesa di Limena. Felice e Fortunato, martiri vicentini d'origine, aquileiesi di martirio e territorio conteso per secoli tra la diocesi di Padova e la diocesi di Vicenza, che comincia 500 metri dopo, e quindi Felice e Fortunato era la bandierina messa dai vicentini per dire questo pezzetto di diocesi di Padova è nostro. Allora, chi sono i protagonisti di questa vicenda? Innanzitutto frate Nicolò Zenetro, dell'ordine degli eremitani di Sant'Agostino, per quello aveva tre eremitani come testimoni, che dal 1315 era vescovo di Scarpanto, Carpathos, che è un'isoletta del Dodecaneso, ho messo un pezzo di Google Map così localizziamo dove siamo, dove erano all'epoca, che era una diocesi suffraganea del Patriarcato di Costantinopoli, il quale era sì vescovo di questa isola, ma in realtà, come abbiamo visto, operava a Padova, morì a Venezia nel 1326, e il 20 luglio del 1315, cioè dell'anno stesso in cui è diventato vescovo di Scarpanto, con consenso e autorità di Manfredo di Collalto, vescovo del Conte di Ceneda, cioè con la stessa formula che ho usato nel 18 a Padova, cioè operava, faceva mano d'opera per conto del vescovo titolare che stava tranquillamente a casa sua, consacra la chiesa di San Martino di Oderzo, che non è un posto qualsiasi, perché Oderzo è la madre della diocesi di Ceneda, immigrazione della popolazione e quindi anche del vescovo. E il 29 ottobre sempre di quell'anno, 1815, dal palazzo episcopale di Ceneda concede un anno e 40 giorni di indulgenza ai visitatori della chiesa, penitenti e confessi, nel giorno dell'anniversario della consacrazione per l'ottava. Quindi era un vescovo eremitano che faceva mano d'opera,
ma che era già in rapporto con Manfredo di Collalto già da 3 anni prima. Poi c'è Fra Pietro, arcivescovo di Nazareth. Nazareth in Palestina, verosimilmente un padovano, morto forse, perché poi vedremo, forse nella seconda metà del 1326, ultimo titolare dell'arcidiocesi crociata, fondata a tempo delle crociate, prima del definitivo abbandono della Terra Santa e trasferimento della sede arcipiscopale a Barletta, poco a nord di Bari. Tuttora l'arcivescovo di Trani, Bisceglie e Barletta ha il titolo anche di arcivescovo di Nazareth, anche se non ci ha mai messo un dito. Viveva esule a Padova in una casa messa a disposizione dal comune e sovvenzionato di vitto e abiti dell'abbazia di Santa Giustina, e nel 1318, stesso anno della consacrazione di San Bernardo, svolgeva funzioni pontificali anche a Costanza, dove c'era il consiglio. E poi nel 1326, questa è la lapide di consacrazione, consacrava la chiesa di San Lorenzo a Padova, chiesa di San Lorenzo, tomba d'Antenore. La tomba d'Antenore era appoggiata alla chiesa di San Lorenzo, davanti alla prefettura, non c'è più. Nella lapide vedete evidenziato Petrum Arcipiscopum Nazaretanum. Notiamo subito dopo Saglione, episcopo adriense, vescovo di Adria, che poi ritroveremo. Nel 1309 Clemente V e nel 1315 Giovanni XXII, i papi gli concedevano un beneficio ecclesiastico di collazione o del patriarca di Aquileia o del patriarca di Grado, del valore però non superiore a 100 fiorini. Dicevo forse morto nel 1326, perché in realtà secondo Heuber, quindi secondo uno degli autori delle raccolte della gerarchia cattolica, cioè della serie dei vescovi di tutte le diocesi della Chiesa Cattolica, sarebbe però lo stesso Pietro che nel 1338, ancora residente a Padova, si spacciava per patriarca a Gerusalemme e arcivescovo di Nazareth in luogo dei legittimi titolari in carica. E quindi il 4 novembre del 1338 Benedetto XII ordinava al vescovo di Padova di farlo catturare e analogo mandato dava all'arcivescovo di Firenze per far arrestare Ezechiele, che si spacciava per suo vicario generale. Di fatto un Pietro arcivescovo di Nazareth è documentato a Venezia appunto il 28 gennaio 1328, che essendo a Venezia a gennaio forse va letto come il 1329, quindi 2 anni dopo la supposta morte, nel gruppo di 8 presuli, 8 vescovi, tra cui il Salione, vescovo di Adria, che abbiamo trovato già nella consacrazione di San Lorenzo, e un secondo Nicolò, vescovo di Scarpanto, che insieme a Domenico, patriarca di Grado, elargivano numerose indulgenze alla chiesa agostiniana, di nuovo chiesa eremitana, di San Marco di Trento, che poi vennero confermate e ulteriormente arricchite di indulgenze dal vescovo di Trento nel 1329. Poi abbiamo Pagano della Torre, milanese, di famiglia ben nota, che era vescovo di Padova dal 1302 al 1319 e poi patriarca d'Aquileia fino al 1319. A Padova, fra le varie cose, costruì o fece ricostruire il palazzo episcopale, e questa è la lapide che lo ricorda, col suo stemma con gli scettri incrociati. Vedete lo stemma di famiglia, anche la torre, in questo caso sono solo gli scettri e la torre è su un altro scudo che è attaccato sulla parete in fianco. E alla sua epoca venne consacrata la chiesa, la costruita la chiesa di Santa Maria Maddalena di Brentasecca, in cui compare un qualsiasi stemma vescovile, senza particolari dati di famiglia. Nella sala dei vescovi, da lui fatta costruire, ma affrescata successivamente, c'è il suo ritratto insieme a Ottobono de Razzi, che sarà il suo predecessore come vescovo di Padova e anche come patriarca di Aquileia, e nella sua biografia, nell'edizione seicentesca di Ughelli, Italia Sacra, probabilmente non si legge niente, faccio fatica a leggerla anch'io da qui, ma racconta soprattutto imprese militari, cioè era vescovo sì, ma era soprattutto un soldato, apparteneva alla famiglia della Torre, milanese, di partito guelfo, che si opponeva ai visconti di partito ghibellino,
E quindi per difesa della Chiesa, per difesa della famiglia, per difesa del partito guelfo e per difesa di Padova dagli attacchi di Can Grande, di Verona, di Scaligia in generale, era quasi sempre in veste militare più che in veste di vescovo, però aveva anche interessi culturali e interessi spirituali. In particolare gli interessi sia culturali che spirituali l'hanno portato ad avvicinarsi, e questo è quello che viene raccontato nelle parti riquadrate, all'abate di Santa Giustina, Gualpertino Mussato. E insieme a Gualpertino Mussato costruì e fece costruire, fece traslare le reliquie dei santi San Luca Evangelista e San Mattia Apostolo, che sono tuttora conservate a Santa Giustina. E nell'occasione della traslazione delle reliquie ai nuovi altari erano presenti, oltre al pagano vescovo di Padova e oltre all'abate Gualpertino Mussato, un certo Alessandro vescovo di Feltre, un certo Salione Buzzaccarini, all'epoca priore dell'ospedale di Santo Spirito, ma poi vescovo titolare di Acri, sempre interessante, poi vescovo di Adria, quello che avevamo incontrato prima, e sono dei nomi che tornano, e tutta l'operazione verrà cantata dal fratello di Gualpertino, cioè Albertino Mussato, che perciò verrà incoronato poeta, autore delle Cerinide e autore delle storie dedicata al vescovo pagano. Le Cerinide di cosa parla? Parla della tirannide di Ezzelino da Romano sui paesi e città della Marca veronese e trevisana, ma viene scritta in un'epoca in cui Ezzelino da Romano è andato da quel pezzo, ma c'è un altro vicario imperiale che rispondeva al nome di Can Grande della Scala, che stava girando e conquistando le città della Marca, cioè è una lettura, è una poesia, un poema, ma è una lettura politica in chiave anti-scaligera, ambientata però un secolo prima. Questa è la stessa storia che vi ho appena raccontato da un'altra fonte, quindi non ci soffermiamo. Quando diventa patriarca d'Aquileia, per i primi anni regge anche la diocesi di Padova, quindi ha entrambe le patriarcato di Aquileia come titolare e la diocesi di Padova come amministratore diocesano, e anche nella veste di patriarca di Aquileia fa soprattutto guerre contro gli imperiali, contro gli scaligeri, eccetera, ma anche delle attività spirituali. Beh, intanto ha una signoria anche civile, e lì c'è la moneta, lo scodellato di pagano, con lo stemma questa volta completo di torre e scettri, ma si occupa anche di sostenere e diffondere il culto del beato Derico da Pordenone, un frate francescano, e di farne realizzare quindi la tomba, che presenta lo stemma di famiglia della torre, cioè di pagano della torre, solo gli scettri, e non si legge più, ma c'era lo stemma dei francescani. Queste sono altre reliquie del suo periodo di patriarca d'Aquileia, vedete la copertina dell'Evangelistario di San Marco con l'aquila patriarcale e qui lo stemma invece della torre e scettri, e quando muore viene sepolto a Aquileia nella basilica patriarcale, nello stesso sepolcro, quindi nella cappella della torre, cappella di Sant'Ambrogio, guarda caso essendo milanesi, nello stesso sepolcro di suo zio e predecessore nel patriarcato, Raimondo della Torre. Quindi nella stessa arca sono sepolti prima Raimondo e poi suo nipote pagano. E infine Manfredo di Collalto, vescovo di Ceneda. Vedete il suo curriculum rispetto a quello di Pagano della Torre, la stessa fonte Italia Sacra di Ughelli, ma il suo curriculum come vescovo di Ceneda sono quattro righe. Vescovo di Ceneda dal 1310 al 1320 e poi traslato alla sede di Belluno e Feltre. Eletto alla sede di Belluno e Feltre il 19 marzo del 1320, ucciso in piazza a Belluno dai emissari di Guicellone da Camino, a inizio gennaio, dice qualche fonte, in aprile altre fonti ancora, il 20 maggio altre fonti, comunque diciamo inverno primavera del 1321. Anche Guicellone verrà poi ucciso nel 1324. Morto Manfredo di Collalto,
vescovo di Belluno appena entrato, il capitolo di Belluno con l'assenso di Can Grande della Scala elegge vescovo quello che era il decano di Feltre, cioè Gorgia Delusa, ma il Papa Giovanni XXII non conferma questa elezione perché voleva punire Belluno e con essa anche Feltre, perché le due diocesi erano unite dal 1197 fino al 1462, poi riseparate e riunite nell'Ottocento. Voleva punire Belluno privandola di vescovo per 20 anni, ma su richiesta del popolo e del patriarca d'Aquileia, che guarda caso era pagano della Torre, nomina successore questo domenicano Gregorio de Tauri, che era vescovo di Sorres, che attualmente si trova in provincia di Sassari. Importa qualcuno da tutt'altra zona, e quindi la sede vacante di Belluno e Feltre, anziché di 20 anni, è stata solo fino al 6 giugno 23, quindi poco più di 2 anni. Cosa c'entra Manfredo di Collalto, che non era presente il giorno della consacrazione di San Bernardo, però da 40 giorni se pagano della Torre concedeva il consenso, sicuramente l'ha concesso. È un nuovo episodio, un episodio appunto del 1318, ma che va inquadrata nella secolare risalente vicinanza politica e spirituale tra la contea vescovile di Ceneda e Padova, e in particolare con San Bernardo. Testimonianza di questa vicinanza era la presenza nel territorio vostro del priorato di Santa Giustina di Serravalle, Santa Giustina padovana naturalmente, che era nato nel 1226 come emanazione dell'abbazia cistercense di Follina, ordine fondato da San Bernardo ma integrato perfettamente nell'attività pastorale della diocesi di Ceneda, ma che già 2 anni dopo, nel 1228, cioè esattamente nell'anno in cui viene fondato San Bernardo, in cui c'è la donazione di Adamo di Gumberzone, e finché non verrà ridotto a semplice beneficio e poi scomparirà completamente nel corso del XIV secolo, è passato all'ordine padovano dei Benedettini Albi, fondato dal Beato Giordano Forzatè, quindi un rapporto con Padova, in particolare con San Bernardo. E studiosi storici padovani, Sante Bortolami, Antonio Rigon e poi Dario Canzian e Donato Gallo, studiando i vari aspetti, quindi la diocesi di Ceneda, l'ordine dei cistercensi e dei certosini e i vari dentellati, hanno formulato l'ipotesi, che è anche sostanziata, che quasi certamente questo passaggio del priorato di Santa Giustina di Serravalle ai Benedettini Albi di Padova sia in qualche modo il pegno dell'alleanza guelfa anti-ezzeliniana che allora, nel 1228, è stata stipulata tra i Caminesi e Padova. Alleanza guelfa che nel 1318, in un momento in cui i nuovi ghibellini, cioè gli Scaligeri, Can Grande, imperversava nel Padovano e in tutta la Marca veronese e trevigiana, poteva essere riattualizzata in questa chiave anti-Scaligera. E quindi il vescovo Manfredo di Collalto riprende il contatto con Padova, o continua il contatto con Padova. Questa era la conclusione, il testo vedete è molto elaborato, è il testo di una nota a piedi pagina del libro della Certosa. Poi preparando questa per oggi mi sono reso conto che qui a pochi passi da qua, nel Palazzo della Comunità, l'Aula Civica, c'è questo fresco, tempera che sia, che è sicuramente moderno, ma che ricorda un episodio dell'8 giugno 1317, cioè dell'anno prima della consacrazione di San Bernardo, in cui Guicellone VII da Cammino, mandante dell'omicidio di Manfredo di Collalto, signore di Serravalle e di Feltre, tenta di assediare il castello di San Martino, residenza episcopale di Ceneda, ma è respinto, come si vede nella scena, da Adelgerio della Torre, capitano del vescovo Manfredo di Collalto. Guarda caso, chi difende Manfredo di Collalto è un della Torre, cioè un parente di Pagano della Torre. Quindi la banda, chiamiamola, è di vescovi, ma anche di laici, gira attorno sempre allo stesso gruppo, che cambia ruolo, cambia posizione, ma sono sempre loro.
Guarda caso, questo Adelgerio della Torre nel 1812-13 era stato incaricato dallo stesso Guercellone VII di fare il podestà di Belluno e di Guercellone VII era anche cugino di terzo grado acquisito perché aveva sposato una Luigia da Camino. E Guercellone in quel momento era vicario imperiale di Enrico VII di Lussemburgo che morirà nel 1813. Era alleato dei Padovani contro Cangrande, ma viene mandato via da Treviso, da Feltre, da Belluno, per dirla con le parole di Piloni del 1607, essendo sparsa voce che gli volesse porre Trevigi in potere di Cane della Scala, cioè che volesse cambiare partito da essere anti-scaligero a passare con gli scaligeri, e si salvò in Serravalle. Mentre Belluno si ridà alla signoria del vescovo Alessandro di Feltre, quello che era presente con Pagano della Torre alla nuova collocazione delle reliquie di San Luca e San Mattia. Com'era fino a prima della nomina di Adelgerio della Torre, quindi fino al 1811, era signore di Belluno, il vescovo. E perché era inizialmente alleato e poi cambia partito? Perché sua madre, Chiara della Torre, morta nel 1299, sorella di Raimondo e zia di Pagano della Torre, patriarca di Aquileia, seconda moglie di suo padre Gerardo da Camino, il quale Gerardo da Camino era alleato del patriarca Raimondo e dal 1266 al 1306, per questi 40 anni, signore di Belluno e Feltre, creato, nominato dal vescovo Adelgerio, di nuovo, guarda caso, salta fuori questo nome non proprio comunissimo, Adelgerio però di Villalta, e guarda caso, Villalta è questo posto qui, da questa stampa ottocentesca, è un castello che era una signoria dei Della Torre in Friuli. Cioè, il buon Guercellone era. Questo sigillo non è suo, non è di suo padre, di sua madre, è di un'altra coppia della Torre, stemma con gli scettri incrociati e da Camino, troncato, balzana, come volete chiamarla. Non è suo, ma rappresenta la situazione, cioè era frutto di un matrimonio tra un Caminese e una della Torre e quindi era inserito in quella situazione familiare ma anche politica. A un certo punto decide di cambiare partito e ci va di mezzo Manfredo di Collalto che invece voleva restare fedele al partito e alla tutta l'alleanza. Muore anche Guercellone nel 1324, ucciso anche lui, e la guerra prosegue con suo figlio Rizzardo III, guarda caso, marito di Verde della Scala. Anche se un po' riluttante l'ha ripudiata, l'ha rimandata a Verona per qualche anno, poi se l'è ripresa, eccetera, il quale aspetta, sta buono per qualche anno, ma quando nel 1332 muore Pagano della Torre, porta la guerra anche in Friuli, occupa Sacile, eccetera, ma questa è un'altra storia e qui invece ci fermiamo. E vi ringrazio.